Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi, come state, come state, come state, come state? Facciamo così, e... Ok ragazzi, dai, partiamo subito. Con allora circuiti mondiali, secondo me, ok, aspettate un secondo. Oh, siamo riusciti a mettere la telecamera, mezz'ora per metterla, eh. Ah, scusate il ritardo, ho dovuto parlare con una mia amica per il logo, eh. Quindi condividiamo la live. Quando entra il mio amico Quindi, oh, scusate, ho Sharder, messo la telecamera, mezz'ora. quando entra il mio amico Sharder, andiamo a scaricare la mega livrea. Ciao! Ciao ragazzi! Allora, tocchiamo un attimino, ci pettiniamo, sempre. Ok, che andiamo a 300 all'ora, ma ciao Stream Elements, benvenuto. Condividiamo la mega live. Eccoci qua. Facebook. Perfetto, applauso. Ciao Giovanni! Ciao grandissimo, come stai? Come stai, amico mio? Allora, andiamo subito a vedere. Ciao ragazzi, bene, io bene. Allora, stamattina ho fatto 4-5 partitelle Giovanni a Blood Hunt, che è un gioco dei vampiri Battle Royale, molto bello su YouTube. Se vuoi andare a vederlo, vai a vedertelo su YouTube, sul mio canale YouTube. E poi ho giocato a Road Maintenance Simulator e mi ha fatto venire un po' mal di testa, perché quando i giochi sono un po' scattosi, la grafica non è top, mi fa un po'... Ah, grandissimo Giovanni! Mi fa un po' male la testa, insomma, mi fa venire un po' da sboccare. Vabbè. Ha detto quello, ho voglia di giocare a Gran Turismo perché è veramente bello, bello, Gran Turismo è bello, bello, bello. Allora, la live l'abbiamo condivisa. Adesso andiamo a vedere un attimo se c'è da comprare qualche macchina, eh? Perché ragazzi, bisogna sempre, sempre comprare macchine. Dobbiamo saperlo. Anzi, andiamo al garage, andiamo al garage, andiamo a vedere il biglietto degli omaggi. No, Escapes, no. Anche no. Vediamo un attimo però, già che l'ho caricato l'Escapes. Beh, niente male. Allora, 3 stelle, vediamo un attimo. Macchina! Dai, non darmi... Ah. Pochi soldi! Ormai è una cosa incredibile, con 12 milioni, pensa a 10.000 euro cosa mi fanno? Nulla, il nulla cosmico. Allora andiamo qua, vediamo se durante la notte la cappuccino ce l'ho, il Sambabus ce l'ho, la 500 vecchia ce l'ho, che è bellissima tra l'altro, Mini Cooper, Prius, Civic, la 308 GTB 75 ce l'abbiamo. La Farledi, la Stratos della Lancia, ragazzi, tanta roba. Stasera live, Giovanni. Allora, credo che vado comunque in live con Gran Turismo 7. Se però cambia qualcosa, ti conviene collegarti alle 9 con la live del sabato e se faccio Warzone o qualcos'altro,
ci può essere il posto e giochiamo insieme, ok Giovanni? Però sinceramente non lo so, credo Gran Turismo 7, perché oggi farò solo un paio di orette, visto che sono arrivato tardi, e vediamo un attimo. Allora, qui comunque ragazzi, volevo farvi capire che le ho comprate tutte. Se facciamo il conto di cosa ho speso, ci viene veramente da svenire. Quindi la 330 P4 del 67 che io ho comprato, tra un po' la toglieranno, eh? Quando diventa esaurita vuol dire che tra un po' la tolgono e mettono una nuova. Ci sta, ci sta. Allora, visto che andiamo a comprare qualche macchina, andiamo a comprare qualche macchina. Allora, prima di tutto proviamo la Aston Martin. Vediamo un attimo le varie Aston Martin. Ah, era questa, era questa, era questa. Allora, verde non è... Ah, wow. Blu non è male. Verdona non mi piace, non mi piace. Mi dà un colore un po' bla bla bla. Grigia, grigia. Ciao Francesco, grandissimo. Francesco, grande Frank. Ma Frank, sei iscritto al mio canale? Frank Mandi, sei iscritto adesso? Grande! Grandissimo boss. Allora, stavo comprando 3 milioncini di macchina, stavo comprando 3 milioncini di macchina. Blu, eh? Vediamo l'amico che la chiama. Questa intendi? Ciao Monster! Grandissimi ragazzi, bella lì. Allora, scegliamo la macchina, raga, scegliamo la macchina, scegliamo la macchina. Allora, a Giovanni piace questa blu, eh? Ma ti dico la verità, Giovanni, che mi piace anche a me. Ciao Sharder! Adesso andiamo a scaricare la tua livrea, grandissimo. Ragazzi, mi piace. Allora, io questo colore qua mi fa schifo, eh? Devo spendere 3 milioni e 300 mila euro dei miei soldi, quindi fatemi prendere una macchina figa. Questa non è in no. A questa mi piace un sacco, come dice Giovanni. Ciao, deciso! Grandissimo! Che cosa compriamo? Allora, bianca è... no, bianca è veramente stupida. Allora, o nera o questo verdone, ragazzi. Dai, vediamo, vediamo un attimo. Verdona o nera? Si può fare un sondaggio. Vediamo di fare un sondaggino, dai. Aspetta, eh. Aspetta che vediamo se riesco a fare un sondaggio, raga. Allora, dai, dai, niente. Giovanni nera. Frank dice nera. Io dico nera, dai ragazzi, un altro, deciso, che colore la compriamo? Sharder, che colore la compriamo? Dai raga, dai raga, dai raga. Monster, Monster, di che colore? Nera, e sono tre nere, e sono... vabbè raga, dai, nera. Ciao, io sto benissimo, grandissimo. No, un po' prima sono stato male perché ho giocato a un gioco Road Sharder nera. La compriamo nera. Ho giocato a un gioco... Road Maintenance Simulator, ok, e ti dico la verità, mi ha fatto un po' star malino la testolina, sì, mi ha fatto un po' andare in pappa il cervello, quindi ho dovuto riposarmi un attimo, ho fatto un po' di ritardo, poi c'è giù una mia amica, infatti deciso, sei un grande, guardala qui a Stone Age, io con la mia Aston Martin da 3 milioni e 300 mila euro, grande, grande, sei un grande, poi se la faccio io? Ragazzi, quando la prendo? Oh, vai tra, vai tra, vai tra. Ci sto, ci sto, ci sto. Allora, vediamo i dettaglini di questa. La Vulcan è stata progettata con l'intento di infrangere la barriera tra vetture da strada corsa. Oh, una cosa vanta a fibra di carbonio. Come fai a fare così tanti money che spendi così tanto? Adesso te lo faccio vedere. Segreti del maestro. Assolutamente sì, ma sono segreti che condivido con voi amici di Twitch, eh? Adesso ti faccio vedere subito. La compriamo, la compriamo, la compriamo, la compriamo. 3, 2, 1. Badan! 3 milioni e 300 mila euro di Marco Drums Games Channel. Andate così! Trac! 3 milioni e 3. Bella lì, raga, 3 milioni e 3. La vuoi usare? No, mai. Grande strafiga. Sì, 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 sì. Raga, 3 milioni e 3 non può altro che essere figa. Allora, io ti faccio vedere, andiamo a correre a Monza, perché chiaramente si deve andare a Monza, che vuole correre con una macchina che va veloce. E poi ti faccio vedere come faccio a fare i soldi. Tra l'altro ci sono dei video, addirittura 3, però poi alla fine quello che funziona è solo l'ultimo. Però guardali tutti e 3 sul mio canale YouTube. C'ho le gomme stradali da concessionario, perché lo faccio facile, perché non tiene.
Poi se veramente merita questa macchina, ragazzi, ci andiamo a comprare anche tutto l'equipaggiamento, che bisogna spendere 200.000 euro. Allora, no, niente, un attimo. E dopo ti faccio vedere come faccio i soldi, ok? Ok. Allora, diciamo che metto mia moglie Carla e anche il grandissimo Leonardo a farmare di pomeriggio quando tornano da scuola. Quando io poi torno la sera, prima di venire in live, mi metto a farmare. E anche... Prendi il go-kart, ce l'ho il go-kart. È divertentissimo il go-kart. Però mi diverto quando gioco online. Fare il menu delle auto. Allora, una cosa, devo fare il menu dell'auto da strada. Quale mi consigli? Ah, di quale prendere? Da strada, il menu della strada. Ma che macchine ci sono? Perché non è che me lo ricordo. Se vuoi vado a vedere nei menu dopo. Aspetta, andiamo a vedere perché non è che me lo... Oh, a me piace correre da dentro, raga. Aspetta, ok. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Aston Martin, che bella che è dentro, sembra un missile, sembra un aereo, è al coso degli aerei, Charder? Bellissima. Questa ci devo andare a mettere le gomme, eh. Senti il rumorino? Sentite il rumorino? Ci sta di brutto, eh? C'è solo i tasti sopra. Sì, è vero. Quarta. Dai gas drums. Ho ritardato un po' dare gas, eh. Però ragazzi, secondo me ha gomme da corsa, eh. Perché tiene di brutto. Adesso vediamo un attimo quando andiamo a frenare cosa succede. Bella, mi piace. Andiamo a spenderci un po' di soldi per metterla a posto questa macchina qua, raga. Bella. Oh, Charder, da comprare, amico. Tiene la strada di brutto. Bella stabile. Non fa cose strane, non si imbarca quando freni. 150 per frenare, sembra una GR3, eh? Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Secondo me c'ha gomme magari dure, ma il cordolo lo prende abbastanza bene. Il cordolo lo prende bene. Sì, me la devo prendere. Assolutamente, Charder, devi prenderla prima del 5 maggio, eh. Perché sai che poi tolgono il biglietto? Oh, raga. È bella, eh. Sì. Non è sempre che mi piacciono le macchine che compro, eh. A volte ho speso dei gran bei soldi per macchine che è solo da collezione, ma non userò mai. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale e amici miei, scrivete nella chat qualsiasi cosa, così io vi posso salutare, che so che siete dentro, grandissimi. Adesso vi voglio gustare il replay. Ve lo voglio. Allora, prima di tutto grazie ragazzi che mi avete fatto scegliere la macchina blu con le righette, cioè la macchina nera con le righette blu, perché è bellissima. Bellissima. Bravi, avete scelto bene il colore. Chiaramente poi ci sono le livree e magari questa Charder facciamo tutta nera col bordo blu, un po' di sponsor e solo Marco Drums Games dappertutto. Cosa ne dici? Sarebbe figa così, eh? Questa sì, questa Charder, amico mio, voglio proprio, se riesci a farmi la livrea, poi dopo diventerai il fornitore ufficiale di livree e sarà il tuo prossimo mestiere della vita, fra i miliardi, con livreista di macchine. Oh, vedi che bella, Marco Drums Games proprio, tutta nera, quattro, solo Marco Drums Games io direi qua, o qualche sponsor di sotto, sai, tipo Pirelli,
quello lì, Giovannino Pizzo, fai Frank! Grande Frank! A me piaceva anche nera con le strisce gialle, sì, ci sta. Però dai, azzurre sono belle, eh. Guarda che roba, è un mostro, eh. È un mostro, guardate ragazzi. Vi dico la verità, pensavo di avere... Allora, io lavoro... È già sulla tua auto il mio sponsor. È già, cioè, esatto, bravo. Ma devi metterlo su tutte. Quando mi fai la macchina tu devi mettere il tuo sponsor, ok? E deve essere una regola. Così ti viene anche più voglia di farmi un sacco di livree perché ti romperò le scatole a fare centinaia di migliaia di macchine. E allora, bella e bella. Il suono del motore è uno spettacolo. Le altre che stanno sgomando in curva per recuperare. E ragione mostra, gli altri... Vabbè, è un bolide questo. Però hai ragione. Gli altri tutti storti. Non lo farò tutto macchino. Un'auto da questa. Esatto. Non essendo un'auto da girare. Bravissimo. E sì, io tranquillo, bevo il caffè. E gli altri e rischiano la vita. Poveracci. Ci sono delle gare che anche noi facciamo così, che è quasi impossibile arrivare al primo, a meno che succedano cose stranissime. Ma poi si guida pulita, si guida proprio bene. Poi il rumore è spettacolare, ragazzi. Io con te... Ah, come quando abbiamo fatto giovedì. Sì. Grande mostro. No, ma dai, è stata bellissima. A me piace giocare così, ragazzi. Allora, ragazzi, probabilmente verso le 5 qualcosina facciamo una garetta online. Con il mitico Sharder, se vuoi entrare al Monster, tutti quelli che vogliono entrare, si può fare, ok? Quindi andate nelle partite, se mi avete come amico, entrate dentro in partita, Mi piace. Ti piace, Ma Pias, bravo, mi piace. Ce l'ho. Adesso te la faccio vedere. Vuoi che faccia una garettina con la Lambo? Dai, andiamo con la Lambo V12, Adesso te la faccio vedere, la lambetta. Allora, non ti dico... Come minimo ti dissoci. Va bene, Shadow. Ma ti dissoci da cosa? Dalla Lambo? O dalla garetta col tamponamento, Hai fatto tutte le patenti oro, magari, Monster, magari. Vedi se la livrea si vede. Adesso andiamo a vedere subito. Allora, aspetta, Sharder, andiamo per gradi, grandissimo. Faccio vedere la Lambo V12 all'amico Monster, sì, o LOL. Aspetta. All'amico Francesco, poi... I CD sono bellissime macchine regalate. Sì. Allora, no, di oro ne ho fatte un po', ti dico la verità. Poi dopo volevo andare a fare l'online, volevo andare a sbloccare per poterlo portare in live e ho piantato un po' lì, il centro patenti, no? E allora, come vedi, qualcuno è oro. Che macchine hai vinto? Allora, qui ho vinto la Audi. Vediamo un attimo, ti faccio vedere. Allora, qui oro, le ho vinte tutte. Ho vinto la Renault Clio, penso che è con la Clio, quella lì sotto, e una Mitsubishi sarà? Me lo dice? No, non me lo dice proprio. Bisogna capirlo dalla macchinina. Oro. Questa qui ancora no. Questa del tornante mi faceva morire. Questa del tornante mi ha fatto veramente arrabbiare perché sono lì per lì. Questa poi non l'avevo provata. Dopo le IB, mi manca questa, col Porsche, il Porsche è incredibile, provo a farla, vuoi proprio tirarmi fuori il matto che è in me, va bene, dai, proviamo a farne una, dopo devo andare a far vedere la Lambo però, e poi queste qui le ho fatte tutte, questa qui è una cosa, raga, riesci magari a vedere il tuo replay, fammi vedere, ma qua, di quale, aspetta Monster, di questa? Vediamo, dai, dopo ti faccio vedere Francesco, allora, i replay, come fai a vedere i replay, scusa?
Allora, Kevin, Monster, sei qui, eccoti qua. Sei quarto nella mia lista. Allora, Toretto anche è andato forte. Moscas, Zavituzzo anche lui, bravo. E io sono 26esimo nella mia lista, amici. Dimostrazione. Ah, aspetta, intanto che l'ho fatto partire. Frena tutta. E si accelera. Ok, vediamo selezionando tu, hai detto? Allora, classifica forse. Apri profilo. Pagina utente, profilo giocatore. Galleria. Traguardi. Feed. Profilo. No, in realtà non so come si fa a vedere il tuo replay. Ti dico proprio dimostrazione. No, l'ho già fatta prima, ragazzi. Scusate. Allora, inizio. Vabbè, facciamolo, dai. Non so come si fa, sinceramente, a vedere il tuo replay. L'avrei visto volentieri, ti dico la verità. Ok, e la scemotta se ne va dove vuole andare lei, perché frenando in curva è in sci che sa fa. Dai, vediamo un attimo. Vediamo un attimo dove sbaglio. Dai, qui ho sbagliato a mettere in prima. Ma si deve fare in seconda. In che marcia si fa quella curva lì, ragazzi? Seconda? Vediamo un attimo. È che farle in prima. Ah, ok. Dai, dai, dai. E vai con l'oro. E vai con l'oro. E vai con l'oro, e vai con l'oro, e vai con l'oro, amici miei, è tutto oro. Grande Frank! Adesso ti faccio vedere la Lamborghini V12, eh. Dai, lolliamoci. Però sei stato più bravo tu, Monster, mi sa, col tempo, eh. Adesso poi andiamo a vedere. Allora, ragazzi, qui non c'è competizione niente, eh. Se siete più bravi, siete più bravi, ve lo dico. Grande Charder, grazie. Che poi, tra l'altro, qui potevo anche aprire di più la prima, eh. Cioè, la prima l'ho proprio cannata. Infatti quando sono arrivato lì che ho cambiato troppo presto la prima. Oh. No. No, Lopez, ti levati. No. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ce l'ho fatta all'ollata, a cavolo di cane, e sono primo tra tutti gli amici. Monster! Ho fatto un capolavoro! Mio Dio! Devo fare una foto! Monster! Ci sono rimasto malissimo! No, ragazzi, scusate! Devo fare una foto! Questa è la fortuna proprio! Ma dai! Ma dai, ma che figata! Dai che facciamo un'altra patente allora, già che me la sento, magari è proprio la giornata che sono. Bella! No, scusa, fammi vedere un attimo il replay che ci stavo parlando sopra. Gustiamoci il replay di questa cosa che sono stato più bravo di tutta la gente che c'è nella mia lista amici.
tenuto il gas, frenato. Secondo me è stato questo allora. Non ho tirato la prima. Grande. Bella, bella lì, raga. Andiamo a fare un'altra perché qua mi sa che me la sento. Mi sento che vinciamo una macchina, dai. Dopo andiamo a provare la Lamborghini, eh. E ti faccio vedere anche come si fa a farmare. Faccio vedere tutto, ragazzi, oggi. Allora, fatta oro. Manca solo questa. Interessante, Watson. Vediamo un attimo. Mirko. Monster sei sesto, eh. Bravo, B-Max. Poi l'amico Ciro. Zubituzzo, bravo Zubituzzo. TV. Manuel, bravo Manuel. Kevin. E Marco Dramos 25esimo, eh? Dimostrazione. Questa è un po' più lunghetta, eh? Questa è un po' più lunghetta. Allora, sicuro di toccare il punto di corda. Qua, terza. Tutta di terza. Ah, ok, quella me la ricordo sta pista. Alla fine è tutta terza, seconda anche, eh? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. E poi si apre. Ok, dai. Vai. Me la sento. Andiamo a 2 di TCS perché qua. Ok, partiamo già che quando si tocca il freno lei va dove vuole andare lei, eh? Va bene. Ci sto. Ci sto, raga. No, terza. Lui la teneva in terza, eh? Sì, ma in terza va. No, dai, di prima no, Marchito. Ma cosa hai combinato? Non esageriamo adesso a inventarci le marce, eh. Un pelino, devo frenare un pelo in più. Non ho visto nella dimostrazione quanto prendeva a livello proprio di velocità, eh. 29-2-39. Caspiterola. Poteva anche essere già la definitiva. Potevo già avere l'oro in mano. Ho sbagliato anche. Ventotto sette e sei sei. Grande Drums. Perché non l'avevo fatta queste qui? Boh, vabbè. Non ci avevo voglia, si vede. Grande! Oggi è giornata, Frank. Infatti aspettate che devo fare altre gare di patenti. Tutta giornata a patenti oggi. Andiamo a scuola guida oggi. E comunque secondo me l'ho presa un po' sgherfa ancora, eh? Nel senso, sgherfa è il termine che dico io un po' a cavolo di cane, eh? Perché secondo me quella lì da seconda che mi si è imbarcata un po', se non la facevo imbarcare andavo anche più veloce. Andiamo a vedere un attimo perché se arrivo ancora, beh, quarto, dai. Corallo, Gigi, quarto, dai, ci sta, Monster, cosa dici quarto? Dai, ci sta.
Bella lì, bella lì. Andiamo a vedere la macchina allora a questo punto. Che macchina mi regala? Marco Drums Games Channel. Che ma... grande Monster! Ma che macchina regalerà mai a Marco Drums Games che gli piacciono le macchine? Non dirmi che è una che c'ho già. La BRZ, la devo comprare, grande gioco, bella, un altro omaggio, è stata inviata al garage, vabbè, oh, automaggio, grazie. Comunque la BRZ della Subaru me la volevo comprare, vi dico la verità. Oh, che bella soddisfazione partire la live, tutte macchine, tutte oro, tutte macchine, tutte oro. Tutte macchine, no, 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 qua no. Ai ai ai, ai ai caramba. Allora, questo qui è qua. Vediamo un attimo. Ah, la Porsche al Nürburgring. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Grande Monster, sei sempre su, eh? Bravo, bravo Monster, sei proprio bravo. Zubituzzo. Bella, bella, Schumacher. Io ragazzi ho tra gli amici Michael Schumacher, eh? No, Michael, il figlio, come si chiama? Ralph. Ma come si chiama il figlio di Schumacher? Oh, io le Porsche. Ma questa è elettrica. Ma che cavolo cambio? Ah, elettrica, raga. Ok, niente, dai. Non avevo capito che era elettrica, stavo cambiando le marce. E quindi conta il TCS su un'auto elettrica o no? L'ho fatta un po' sbrizzer, l'ho fatta un po' sbrizzantina, sbrizzerlina, eh? Forse magari se freni un attimino Marcolino, eh? E il Nürburgring lo conosci, quindi il Nürburgring lo conosci, Marcolino. Oh, il Nürburgring lo conosci, Marco, non freni più. Ma frena sta macchina, oh. Non è che perché è elettrica non c'è i freni funzionanti, i freni sono a carboncino, a carbonella. Dai, che fai sta curva? Questa qua sono vista nella realtà. Davvero? Ma è bella? Penso proprio di sì, eh. Da guidare non tanto, ti dico la verità. Raga, paura, paura. Io non so se capita anche a voi a volte che certe macchine non si riescano proprio a guidare bene da dentro e da fuori, o dalla vista dal cofano si riescano a guidare molto meglio. No, no, a me capita ogni tanto, e anche ho sentito dire che a volte col pad si guida molto più veloce rispetto al volante. Mi hanno detto così per fare le patenti. Sì, infatti. Ma va come... Oh, ma anche essendo elettrica comunque è sempre una Porsche, eh. Di dietro è una cosa... 28,3, 28,3. Ma come riesco a tirar giusto...
È qui che la sbaglio. Secondo me è questa. È la parabolichina qui. Guardalo la Porsche. Oh, è Porsche, ragazzi. Do via di dietro, ma non ce n'è. Ma la Porsche è proprio così. Ma la Porsche anche la puoi fare a pedivella. Ti va via dietro la Porsche. Guardala. La Porsche, anche se la fai a pedivella, ragazzi, va via dietro. Non c'è niente da fare. 28. Dai, che ho fatto di meglio. Sì, è vero, Charder. Dai, forse. Sì. Non siamo abituati, ma sono anche proprio ingestibili. 28-2, dai che la facciamo, dai che la portiamo a casa sto oro. Dai che ce lo portiamo a casa quest'oro. Caspiterina. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Patentina, patentella. Sto andando a fare l'oro, eh. Il problema, vedi? Vai. Il problema è che poi, quando gli dai gas... Porsche, ha vinto Marco Drams e ha perso la Porsche, grande Frank. Frank, è quello che dicevi tu, Francesco, è la giornata patenti oggi, ma chi si schioda più da qua? Guarda, ho preso dentro anche il cordino, ho preso dentro anche l'erba, ma vai. Allora, ti dico la verità, bella la Porsche. Sono tutte bellissime, io amo le Porsche, ragazzi, ma da guidare la Porsche c'ha sempre quel problema che sbanda di posteriore perché c'ha troppa potenza la Porsche. E ce l'ha anche quella elettrica, ma stiamo scherzando. Andiamo a vedere la classifica, non penso di aver fatto un gran... grande Monster, tu qui sei stato bravissimo Monster, grandissimo. Sì. Bravo, ciao Manuel! Stavamo facendo le mega patenti, Manuel. Guarda qui l'amico Monster, tu l'hai fatta Manuel, vediamo un attimo, grandissimo, bruschetta, ciao Monster, grande Manuel, ciao, bravi ragazzi, Manuel, 26esimo, qui non si fanno assolutamente, perché le patenti si fanno a cavolo di cane, secondo me si fanno a cavolino di cane, tanto per farle, grandi ragazzi. Bella lì, raga. Sì, ma sì, ma chi se ne frega, non ha senso, raga. Io le ho fatte tanto per esame finale. Facciamo l'esame della scuola finale, ragazzi. Io voglio platinare questo gioco e ho bisogno di tutte le patenti oro, amici miei. Allora, andiamo subito a vedere una cosa importantissima che non ci frega niente, ma la classifica. Ma per giocare insieme devo avere PlayStation Plus. Frank, penso proprio di sì. Sì, per il gioco online sì, Frank. Però adesso ci sono, sai che da giugno luglio c'è il nuovo sistema di abbonamento, no? Sì, anche tutti i ragazzi lo stanno dicendo, sì, proprio per giocare online ci serve assolutamente il PlayStation Plus. Ciao Fraga. Se lo fai, amico mio, hai prima di tutto tre giochi, se hai PlayStation 5 tre giochi, se no solo due PlayStation 4,
tre giochi inclusi nell'abbonamento, finché lo paghi puoi giocare. Quindi adesso, per dire, regalano FIFA 22, mese di maggio, e altri due giochi molto bellini, un po' diversi. Sì, ogni mese ti regalano questo mese FIFA 22. Bravo Manuel, esatto. Quindi già per dire, se un po' ti piace il calcio, non l'hai ancora comprato, ok, già solo prenderti un anno di Plus che costa 59 euro, magari lo trovi anche in offerta, ti ripaghi solo con un gioco, no? Poi hai 12 mesi di giochi, 3 al mese gratuiti. Tra l'altro ho fatto anche un sacco di video sul Plus, sul Pass Ultimate della Xbox e anche su il EA Play, che è quello della Electronic Arts. Esatto, gratis con 10 euro. Bravo Manuel, bravo, bravo. E quindi secondo me butti dentro 50 euro, ti fanno girare le scatole a tutti questi abbonamenti, ma ti giochi tre giochi gratis e poi puoi venire a giocare con noi in live, con Gran Turismo 7. Quindi valuta, valuta Frank, perché veramente ci conto, ci tengo, anzi in teoria ci tengo, nel senso spero che lo fai, così giochiamo insieme col grande Manuel, il grande Sharder e tutti i ragazzi che vogliono entrare. Comunque ti stalli il gioco del plasma missile, anche se scade puoi giocarci lo stesso. Sì, esatto, devi riscattarlo, basta che riscattate tutti i mesi, ragazzi, andate su e riscattate il gioco, è vostro per sempre, eh? Sempre finché pagate il Plus. Però qual è il discorso, no Frank? Quando tu fai un anno di Plus, poi devi andare via in ferie un mese, non c'hai voglia di rifarlo subito, io sono 10 anni che lo faccio, cioè non aspetto mai la scadenza, quando lo trovo in offerta lo faccio, no? Non vuoi usarlo, no? Esatto. Non vuoi usarlo, non vuoi rinnovare il Plus per dei tot mesi, non puoi usarlo. Quando andrai a rinnovare il Plus, tutti i giochi che hai riscattato col Plus precedente, ce li hai tutti, eh? Quindi vai tranquillo, il Plus è una figata. Andiamo a vedere un attimo. Ah, me la ricordo questa qui. Grande Frank, grandissimo. Così possiamo giocare insieme, grandissimo. Dai, che cavolo, dai, col grande Marco Trans Games, il mitico Sharder, Manuel, e tutti, eh? Allora Manuel, questa che quando scade ci puoi giocare lo stesso, a me metteva il look. No, a me non è mai successo, quindi non lo so. C'è gente che diceva che gli mette il lucchetto. Non te lo so dire però Manuel, quindi quello che tu mi dici lo prendo per info, perché non l'ho mai, sono mai rimasto senza Plus. Non lo so, non lo so, sinceramente Manuel non lo so, quello che tu mi dici lo prendo per buono perché, come ripeto, sia il Pass che il Game Pass Ultimate lo farò sempre, quindi sono quegli abbonamenti tipo Netflix, Sky, Amazon Prime, cioè tutte queste cose che ormai sono. Esatto, sono quelle cose che ormai io non rinuncio, capito raga? Quindi so che devo farle, appena trovo l'offerta le faccio sempre. Secondo me ho fatto schifo. Ah, questa poi così, tutta di traverso, credo proprio che è uno schifio, eh. Non arrivo neanche. Vabbè, bronzo. Ma non lo so. Devo impegnarmi un po' di più, ragazzi. Questa. Dai, gas tutto. Minchia. Accordolo, eh. Ah, dovevo dar gas prima. Non lo so. 40, 43, caspita, dove devo dare gas, ragazzi? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Dove, quando e perché devo dare gas?
Allora, qui bisogna per forza frenare e non c'è verso, eh. Perché poi la dimostrazione vi fa vedere che è una stupidata, ma non è tanto una stupidata, dipende dalla macchina che sia. Ah, l'ho fatta bene la prima volta. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Ma quanto sono arrivato a fuoco? Ma quanto sono andato a fuoco, ragazzi? Ma non lo so io, ma non è possibile. Dai che tra un po' giochiamo online, raga. Ma perché fa così? Addirittura è finita la giornata buona di fare le patenti, amici miei. È finita la giornata. Vieni, amore mio. No, ma perché ti si imbarca? Ma non l'hai mai fatto prima? Caspita. È proprio difficile la pista, ma è proprio anche la macchina, raga. Questa qua me l'ha andata tipo concessionario senza le chiavi. Vediamo un attimo. Dai, dai, dai. Ma com'è possibile che è sempre uno schifo del genere? Con che visuale la devo mettere per farla sta gara? Forse freno troppo qua? Dite che freno troppo qui? ...43.1 siamo già all'argento e cominciamo già a inquadrare, a dare una quadra alla situazione. Non ti imbarconare. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Vediamo un attimo come va a finire, che qua è tutta di... c'era il NOS. Questa prima di entrare nella curva. Devi uscire più forte all'ultima curva, quindi portati sulla destra prima della curva. Ok, dai, 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 proviamo. È l'ultima allora che la sbaglio un po', eh? Che è quella un po' velocina che frena un po' troppo. Bellissima. Quando faccio... ne faccio tre di fila, bellissime. Poi arriva la quarta, boom, contro il muro così a cavolo. Bellissimo. Dai, dai, gas. Questa qua non è da terza magari, raga, no?
curva 2 sempre in terza, curva 2 sempre in terza. Ok, adesso provo a farla, 43, merdosa proprio questa gara. Allora, curva, avete detto, curva, aspetta che poi dopo mi incasino, in terza, devi fare la pista, ok, in terza, ok, non scendo in seconda allora, sicuro? Beh, questa devo per forza frenare in seconda, perché a tu vuoi dire che freno e basta, fammi vedere. Aspetta però, devo frenare un po' di più, ma rimane, cioè tu non scali la marcia, Monster? Ah, vai a capire sta cosa, dai. Dai, proviamo. Quindi tu mi dici di non scalare qua. Proviamo. Vedi com'è lenta però, mi va fuori. Aspetta. Da meno gas allora. Proviamo, proviamo. Proviamo, proviamo a fare come dice il grandissimo. Mi ha detto di prendere tutte in terza, eh? Solo frenando. Che miseria, ma a me va un po' fuori. È perché quando scalo... Ok. Grazie. E anche questo allora. Oh, adesso posso mettere in quarta. Gli stupidi, oh. 42,4. Dai, 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 che andiamo giù. Grazie, grazie Monster, bel consiglio. 42,4, già buona, ma non mi gusta, non mi gusta, non mi gusta. Voglio la macchina, voglio la macchina. Dai, dai, vai dritta. Ok. Adesso per leggere quello che avete scritto sono andato a sbattere, però dai, si può fare in terza, si può fare tranquillamente in terza. Dai, stai dentro, macchinina bella. Guarda questa stronzetta qua. No, lì l'ho fatta male. È vero, bravo, bravo Mosta. Però... La curva 2 devi frenare pochissimo dopo che inizia il cordolo a sinistra. La curva 2. Ok, proviamo a frenare pochissimo. Ok, qua freno. Si dà di gas. La 2, eh? Questa? Ah, questa curva? Pochissimo? Così? Tipo? Beh, vediamo dai se è così. Ma è proprio tirata sta pista, eh? Porca loca! Come mai? Allora, se freno poco mi va a sbattere.
Vediamo un attimo. Dai, che dopo voglio andare a far vedere la grandissima Lambo a Francesco. Poco dopo che inizia il cordolo, qui allora. Grandi ragazzi, benvenuti! Benvenuti amici di Twitch! È questa secondo me che freno e non serve frenare lì. Qui non ho frenato, l'ho presa larga e sono andato a buttarmi proprio in un fosso. Esatto, hai visto adesso che schifio che ho fatto? Ciao Giovanni, grandissimi, ciao ragazzi, stiamo facendo una cosa incredibile, ma Marco Drums non riesce a fare come dice il grandissimo Monster. Scusa, se io qua scalo, secondo te, non vado più veloce? Fammi vedere. Vedi, se scalo va dove vuole andare lei. Se scalo va dove vuole andare lei, Giovanni. Monster Charder. Allora, solo questa, eh? Aspetta, eh? Vediamo qua invece di frenare giusto. Non ho frenato. Allora, la curva 1 la scalo, dai, proviamo così. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Questa no. Vai, dai, apri macchinina. Cazzarola, perché vedi quello che mi manda in pappa il cervello, ragazzi, no? Ok, fate la curva, guardati bene, secondo me. Ok. Che cavoli di Bruxelles, vedi anche lì, no? Cioè, come hai detto tu, veramente funziona, però io non riesco, capisci? Prendi la curva velocità così, ok, con la terza dici, eh? Perché vedi, ti voglio far vedere, no? Lo so che è giusto farla in terzo, eh. Cacchiarola. Perché vedi, mi sembra che abbia più giri qua. Mi sembra che di terza, adesso non so, vediamo col tempo, è come se gli manca un po'. Sì, vabbè, ma raga, ma qui è... Cacchio, biribillo. Ciao ragazzi, benvenuti, raga. Solo la curva 2 in terza devi frenare un pochino prima che il collo di sinistra si allarga. Vediamo, proviamo. Ma dai, ma sei imbarcata dentro.
Dai raga, che poi andiamo a fare una corsetta. Andiamo anche online. Facciamolo ancora due o tre volte e poi ci rinuncio. Ci riproviamo un'altra volta che faccio come mi dice il grandissimo. Faccio tutto in terza, dai. Ma dai, ciao amici di Twitch, ma non lo so, non ce la faccio. Ma com'è possibile? Li ho fatti tutte oro fino adesso. Ma dai, ma guarda. Boom, contro il vaso. Ma va. Non riesco neanche a trovare, eh. Ma no, ma perché? Ma perché mi si incurva, si sbaracca? Aspettate, raga. Vediamo un attimo. Sì, la faccio in seconda. Almeno io mi trovo in seconda. Il gioco la tiene la terza, però. Qua seconda. Terza. E terza. Sì. Allora, lui ha messo la seconda solo in quella là, in quell'altra. Proviamo. Proviamo. Perché a lui non succede queste cose, eh? Cioè, vorrei dirvelo. Lui ha messo la seconda qua. E non va la macchina tutta storta così a lui. Dai, apri. Dovevo aprire prima. Porca miseria. Che comunque non è malvagio, eh. Comunque. Perché mi ha fatto codesta cosa? L'ultima curva è quella che mi frega, raga. L'ultima, vero? Quando comincia a farmi così. È questa, eh. Questa andrebbe presa così sempre. Cacchio! Ma perché non poteva essere 41,999? Deve essere 42, ma perché? Ma perché? Thank you.
Ecco, hai visto, prima l'ho fatta benissimo e adesso un disastro colossale. Dai, l'ultima volta, raga. L'ultima, massimo due volte, e poi basta. Mo non faccio più neanche la prima, mo non va bene neanche la prima, ma io non lo so, ma io ho perso la concentrazione, ragazzi, mi concentro. Che disastro, ma vado a sbattere, dai, ma la prima è scannatissima. Ma il computer non te la fa vedere come sei una stupidata, ma non è vero, ma non è vero, questa macchina sgoma. Ciao amici di Twitch, ben arrivati raga. Ho perso tutto, ma come mai? Pensavo già di aver fatto oro, ma come mai? Ma spiegatemi perché. Ma dai, ma dai, ma non è possibile, l'ultima volta, raga. Ma dai, ma prendere il cordolo interno, Marco, Drums Games, ma ripigliati. volevo tagliare. niente, Shard, dai che andiamo online. Dai, vabbè, veramente tosta, raga, vi devo dire la verità, veramente tosta questa qui, veramente tosta. Monster primo, grande Monster, devo seguire i tuoi consigli, amico mio, hai fatto un capolavoro, guarda qui che roba. Io sono, posso dirti una cosa, dimmi tutto. 18° Monster, faccio schifo, grande, tutta di terza. Ma come hai fatto, amico mio? Come cavolo hai fatto? Ma il TCS come lo lasci? Ecco, dentro. Lasciamo TCS il 3. No, no, posso farti vedere il video? Sì, ma come faccio a vedere il tuo video? Come faccio a vederlo dal gioco? C'è la condivisione dei video? Ok. Qui l'ho cannata. È andata... Madonna! Se no vai nello escapes del menu iniziale. Aspettate, aspettate raga, vado a vedere un attimo il video di Monster. Allora, lo escapes del menu iniziale, vado sul tuo profilo. Come faccio ad andare sul tuo profilo? Allora, vediamo un attimo. Mamma mia, sta patente mi fa tribolare. Se mi fa tribolare questa, ragazzi, l'ultima, che è quella sul circuito con la macchina... Mamma mia, posso immaginare. Allora, Scapes mi hai detto, Scapes, ok.
lo faccio, salvo il video, ok. Allora, fallo che dopo andiamo a vederlo, ok? Dai, cosa, poi mi dici come fare. Allora, gli faccio vedere al mitico Francesco la Lamborghini V12. C'ho anche la Veneno, tra l'altro, eh? Guarda, Franci, eh? Tanta roba, la Veneno? Ah, che figata. Allora, la V12 hai detto, eh? Prova. Ah, ok, andiamo con la Veneno? Allora va bene, allora va bene. Se vuoi la Veneno, andiamo con la Veneno. E il circuito di Monza. E poi andiamo subito a scaricare la livrea di Sharder. Sharder, ti va di fare la partita? Chi vuole venire a giocare con noi? Facciamo così le 5 e un quarto, dai, facciamo le 5 e un quarto, facciamo una mezz'oretta di gare. Gli faccio vedere la Veneno al mitico Francesco. Guarda con le bandierine italiane, mamma che auto. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Ah, le Lambo sono sempre belle tosterelle, le Lambo, eh. Sì, sì. Ma che roba? Ok, grande. Si guida anche che è una meraviglia la Veneno, eh? Molto molto meglio delle altre Lambo. Oh, un po' troppo cordolo. Dai, gas a scari. Si frena per la parabolica. Ah, tre marce. Sì, allora la Lambo è un po' litigherella, nel senso è un po' che fa un po' capricci. Fa i capricci perché è indomabile sta bambolina. Allora niente, a manetta 200 è un po' tirata, eh? Un po' di cordolino, dai gas. Un po' di frenino, terza, gas parzializzato un po' meglio, ok, vetrina, adesso mi dici dove, eh? Ma negli escapes o del tuo profilo, porca loca. Scusate raga. GG. Bellissimo il gatto con il GG. Mi raccomando, spendete tutti i vostri miti coin che sono i mitici soldi di Marco Drums Games. Ok. Gli faccio vedere un pezzettino di replay della Veneno a Francesco, perché ragazzi qua si parla di macchine stratosferiche, eh? Eh sì, GGGG Sharder, arrivo anche online, aspetta che facciamo vedere un attimo questo, riproviamo, lo vado a vedere il replay, riproviamo, ciao amici di Twitch, adesso andiamo online, eh? E devo scaricare la mitica bellissima livrea che mi ha fatto Sharder designer, eh? Ragazzi, quindi
Charter farà a pagamento degli Euro. Credo. A meno. Perché sono il suo youtuber preferito. Eccola lì, guardali che bella scena. Hanno fatto su un incornamento. Guardali come si sono incornati. Non succede mai quando le gare però sono quelle. Quelle con le oro e le cose, che si incornano così. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Bellissima la frenata. Guarda che bolide. Questo è un bolide, eh. Grande Frank. Quando vuoi, io sono in live, vieni, se vuoi vedere qualche macchina, vuoi che provo qualcosa, basta che lo dici, io lo faccio, eh. Così vi faccio vedere anche le macchine, ragazzi, ha un servizio pubblico il canale di Marco Drums Games, non solo il gioco puro e divertimento e basta. Guardate, da quando ho sto gioco mi è venuta voglia tutti i giorni di giocare a questo gioco, perché è veramente bello, fatto bene, con tutti i problemi che c'hanno tutti i giochi, che non ce n'è neanche uno, qui ho fatto salterello, eh. Non ce n'è neanche uno, ragazzi, che funziona. La perfezione non esiste da nessuna parte, quindi con una grafica spaziale, secondo me, che nessun gioco ha. Vedremo poi quando arriverà Forza Horizon 8, che io porterò sul canale, ok amici miei, quindi con Forza Horizon 8 quando uscirà, Forza Motorsport 8, scusate, perché Forza Horizon sono arrivati al 5, all'8 abbiamo voglia, siamo tutti, io sarò già nella tomba, ma chissà, tra 30 anni quando ci sarà l'8. Bellissima, bellissima. Allora, andiamo a vedere il video del mitico amico Monster. Devo andare, Monster, ho pubblicato. Quindi io vado adesso. Vetrina, la vetrina. Ma dov'è la vetrina? Monster Escapes? Escapes forse. Simbolo del cerca. La lente. Ah no, nel mio... Ah, ok, scusa. Menu iniziale. Dov'è la... La questo? No. Beyond, manuale, opzioni. Ma dove vedete voi la lente? Ma dove la vedete la lente? È sotto... Ah, la lente, scusa. scusa. Minchia raga, si è messi benissimo, eh. Fortissimo. Vabbè, ok. Nuovi. Kevin. Ma devo cercarti qua? Perché penso che ci saranno 674 miliardi di... Come l'hai chiamato? Charder. Oh, guardate qua i loghi. Charder. Come fanno a fare queste cose fichissime? Sopra. Monster. Ah, mi piace. Commenta. Mitico. Ti ho commentato, eh? Allora, visualizza. Vediamo ragazzi il mega giro di Monster, grandissimo, grazie dei consigli, prima di tutto, e poi ragazzi, se volete giocare con me, basta venire, con dei programmi, ma quali? Grande Monster, quali? Charder, quali? Ti prego, va che l'ha presa a massimo, ok, sei stato anche, freni, terza, ma è pulito come se non stai neanche correndo. Freni. Ok, tutta a sinistra. Giri molto prima. Sì, beh, così sembra una stupidata. Ma invece sei stato bravissimo. Ok, allora, facciamo una cosa. Ok. Charter, bisognerebbe capire, perché se faremo i soldi. Qui hai fatto in terza te.
Madonna! Dai sempre una punta di freno, eh? Fa impostazione del video. In che senso? Impostazioni? No. Impostazioni del play? Ok. Allora. Ok, qui la freni tutta. Acceleri tutto. Freni tutto, parzializzi. Freni addirittura. Là, addirittura quasi non hai messo la quarta, hai tirato proprio tutta la quarta, la terza, eh? Allora, quindi tutto grande. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, ho visto il video di Monster che mi stava facendo vedere come fare la patentina. Allora la facciamo, poi andiamo immediatamente a allora prima di tutto andiamo a scaricare la mega livrea che mi ha fatto Sharder, ragazzi. Bravo, bravo Monster, davvero cazzarola, bravo, bravo. Bella, dai, voglio proprio giocare contro di te, amico mio. Allora, questa è la livrea che mi ha fatto Sharder, ragazzi. È già bellissima. Guardate, guardate Sharder che lavoro mi ha fatto, amici miei. Guardate che roba. Guarda, guarda che roba. Adesso però andiamo a scaricarla nuova. Sì, sì, sì. Bella, bella Monster, davvero. Grande Sharder. Allora, andiamo a scaricare Subaru, che poi tra l'altro se volete scaricarla facciamo il team Marco Drums Games, sarebbe fichissimo. Eccola qua! Eccola qua! Vediamo... Marco Drums, questa, Sharder Design! Sì, amici miei! Marco Drums dietro, bellissimo, di fianco e davanti. Questa è una livrea, ragazzi, questa è una livrea coi contro Scavolis Sharder 98. Bello, 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 anche il pezzo davanti azzurro. Mi piace, mi piace. Sì, sì. No, no, Sharder è bravissimo, bravissimo. Tra l'altro non c'è il modo di che io la vedo in un'altra maniera che si veda bene tutta, non c'è il modo di vedere, ah sì, forse devo andare su metti adesivi, aspettate che me lo sta scaricando. E allora Sharderino crea la lobby e se volete entrare Sharder insegnaci maestro, esatto, Sharder è maestro, qui ognuno è maestro in qualcosa ragazzi, quindi veramente, veramente siamo un gruppone pazzesco, pazzesco, bravissimo Sharder. Allora, se io vorrei vedere, non si può, bravo, bloccale, bloccale, bravissimo, bravissimo. Allora, andiamo un attimo a provare ancora sto benedetto patente e poi andiamo subito da Sharder, perché sennò poi diventa tardi per fare la live, scusate, la gara online. Allora, vediamo un attimo, voglio quella macchina lì, voglio. Di terza, Unica cosa che volevo chiederti, Monster, ma tu hai usato il pad? Stasera fai la live? Sì, 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 ore 9. Con Gran Turismo. Io non vorrei che il volante, non è che magari il volante che... Thank you.
che ritarda un po', ma penso di aver fatto un mezzo disastro. Un disastro, raga. E poi riallarghi subito. Io per quando ho usato il volante è stata dura. Sì, sì, sì. È vero, è vero, è vero. Allora, tu freni e poi dai di gas, eh? Ok. Così. Perché mi si imbarcava dritta? È questo che non riesco a capire. Ma dai, mi ha preso dentro l'angolino senza volerlo, ma non è possibile. Il TCS come lo usavi? Sull'uno? Ciao Willis! Grandissimo Willis! Ben arrivato amico! Stiamo diventando un po'... Oh, grazie, 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 bene, grazie amico! Stavo diventando un po' matto a fare le patenti. Ok, grandissimo Willis, come va la live di là dell'amico azienda? Grandissimo. Ah, io vi leggo su il sulla play e a volte non mi fa vedere tutto, quello che scrivete, amici miei. Ok, ok, ok. Anche se mostra l'ha fatta, proviamo, proviamo. Anche perché poi dopo voglio andare in live, ragazzi, a fare una partitozza con voi. Quindi lasciamo standard sul 3, visto che lui... Sono tornato da poco. Tour de force di calcetto. Oh, grande! Bellissima! Quindi hai fatto un bel po' di sport oggi, sei a posto. Adesso ti metti dietro, guardi un po' me, guardi un po' il grandissimo azienda, che è un grande... Qua, caspita. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Marco Drums Games, il canale con gli occhiali fichissimi che adesso metto al drago. Sei finito? Beh, immagino. Dalle 2 alle 5. Ciao. Mo ti fai almeno due giorni di un giorno intero di relax, minimo, dai. Io devo stare attento, non girare troppo il volante. Ciao amici di Twitch. È vero che sta bassa, però... È qui che perdo tempo. È qui che sembra che i miei riflessi non esistano. Devo allargare, vedi? Allarghiamo un po', allarghiamo un po'. Adesso Willis ti faccio vedere una livrea fantastica che mi ha fatto il mio amico Sharder. Ah, dai, dai, dai. Vieni amore mio, mamma. Vieni, vieni amore. Coi bimbi mi hanno segato le gambe. Immagino, immagino Willis. Ecco qui che è arrivata Olly. Ciao Olly, saluta Olly. Saluta a tutti. Ciao, saluta. Guarda, guarda che livrea mi ha fatto il grandissimo Sharder. Tra l'altro Sharder, fai la lobby che giochiamo online. Allora, grazie mille, mitico Monster, la rifacciamo, la rifacciamo, ok? La gatta pazza. Allora, aspetta. Grande. Guarda la livrea che mi ha fatto. Io dove faccio vedere gli amici le livree? Vabbè. Non mi ricordo mai questo gioco qua come funziona, ragazzi. Sono troppo vecchio. Guardala. In Escapes, forse, Fa vedere. Guarda, guarda che roba. Guarda che roba. Certo, certo Monster, guarda che roba, perché saltella? Vabbè, lasciamo stare, salterella lì, c'è una pista del merda forse, che salterella tutta, vabbè. Guardate la livrea che mi ha fatto il mitico, ma dai, ma io non voglio vedere cose, voglio vedere la mia macchina. Non c'è un modo per... Ah, guarda, Marco Drums Game sopra, bellissima, Marco Drums, come le auto...
americani. Sì. Sì, il chattering. Chattering, lì, come si chiama in inglese? Grande Willis, te gara su. In lombardo, sa di te gara su. C'hai ragione, hai ragione. Il chattering. È quello che quando sei su sulla macchina fai tutto così. Inglesismi proprio pazzeschi. Qua Marco Drums Games e l'inglese sono due cose che fanno proprio, vanno a braccetto. Oh, guardate, esatto, Willis, guardate quando arrivate a bere il caffè. Che siete del team di Marco Drums Games, che sgasate giù, vuo, vuo, vuo. È tipo lì, che sì, no, è bellissima, è bravissimo Sharder, guardate che roba, ragà, cioè, ma guardate che macchina, che livrea che ha fatto, bellissima, i colori, Marco Drums con Games blu, bravo, 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 ma la patata c'è, la patata c'è in, che c'erano ieri le patatine, e oggi non ci sono più. Donne e motori, non c'è nessuna patata qua, non c'è. Esatto, Monster. Arrivi davanti a casa con la livrea del mitico Shatter, quindi devi andare da lui. Devi andare da lui per fartela fare. Ciao, ciao, Zane Boys, grandissimo. Devi andare da lui. Allora, l'unica cosa qua non c'è la patata. Vabbè. Che cavolini, che cavolini, che cavolini, che cavolini di Bruxelles. Però ci sono le macchine, tante macchine, tante macchine. Grande Zane Boy, grandissimo Willis, bella lì raga, ecco qui. Vieni amor mio, che andiamo online. Ecco che è arrivata mia moglie, la mitica Carla, bravissima, io non ci sarei passato di lì. Le macchine compensano, bravissimo, bravissimo. Però c'è mia moglie che guida, quindi ogni tanto la parte. Oh, Marco Drums Games Team, mo che entri, guarda la mia. Vediamo la livrea di Sharder, perché se mi hai detto così, chissà che livrea ha fatto il mitico Sharder. Io qua ci sono due tasti. Oh, sono due tasti. Ah, sono le levette. Ciao, grande la moglie di Marco. Carla, Bragali lei. Ciao, Grandissima. adesso arrivo, adesso arrivo. Vediamo un attimo. Io posso vedere. Ah, sì. Vediamo. C'è un ritocchino. Vediamo, io. A Carla. C'è un ritocco che vuole. Buon pomeriggio, Willis. Grandissimo. Ciao, Monster. Grandissimo. Oh, bella, bella. Allora, sembra che sta andando tipo robot, ma è l'online, ragazzi, che funziona così purtroppo, eh. Ecco, Monster sta entrando, bella, mi piace. Vediamo, Sharder, Sharder 98, bravissimo. Vedi che ci sta da Dio dietro, grande. Questa è un'idea che ti ho dato io, dovrebbe farmela vedere in un'altra maniera. No, da dentro non mi interessa. Vediamo da dietro. Cos'è una G920? Facciamo SF19 gara. Allora, io uso il Logitech G923, se intendevi il volante. Se dicevi la macchina, adesso andiamo a vedere che è la Subaru GR3. È il G920. Charger, certo, giovane. Non lo so se è uscito. Sharder, ma sei ancora in live? Ah, ok, scusami Willis, perché sto seguendo più cose. Sì, allora, il Logitech G923, che è come... Ah, T150, sì, bello anche il T150. È come il G29, però è per la PlayStation e c'ha il TrueForce. Come il mio, grande Willis. Dimmi, amore. Sì. Allora, Monster, tu ce l'hai sta macchina qua? La BRZ GT300 della Subarozza? Ma che bella, dietro Marco Drums, amo. Bellissima. Ok, aspettiamo. Ma che pista hai preso? Ma dai, mo Sharder, hai fatto cosa? Ma ero abituato io a fare trial monta io. Ma hai fatto Lago Maggiore? Che cos'è come GR3? La maggiorone ce l'hai? Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Lo so per cambiare, ma io ero abituato a quell'altra. Non mi puoi fare ste sorprese. Era questa la sorpresa, che mi hai cambiato la pista?
Questa chi la sa con la GR3? Devo provarla un po', raga. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi e ragazze. Bella Willy, se vuoi giocare con noi, tranquillo, ci scambiamo la richiesta amigos e ci facciamo le garette, oggi o un altro giorno, ok? Sempre, facciamo la gara di Volkswagen 1200 del 66. Facciamo una gara di Volkswagen del 66. E devo vedere se ce l'ho. Penso che ce l'ho. È proprio una gara di quelle... proprio... Allora, Sharder, tu con tutta la buona volontà, ma proprio il Lago Maggiore sei dovuto andare a prendermi oggi? Allora, fammi vedere se c'ho... Fammi fare un giro e poi prendo la... il maggiolone del 66. Ma si va piano però, eh. Grazie, amore mio. Faccio un giro, poi prendiamo il maggiolone, eh? Ciao! Grazie a te, grazie Frank, grazie mitico. Dai, quando sei libero passa per un saluto, per vedere, fare, che io ci sono, ok? Grandissimo, buono studio ragazzi. Vedo che voi che studiate siete sempre presi, caspita, grandissimi, bravi. Siete solo che bravissimi, dai. Ciao bello, grazie mille, eh? Oh! Grazie, buona giornata, buono studio. E io ci sono sia stasera dalle 9 che domani dalle 3 alle 5, 6 e alle 21 che domani. Sempre questi miei orari, in tutta la settimana alle 21. Così quando volete ragazzi ci vediamo online. Che io non studio, quindi non c'ho un cazzo da fare e gioco. Vero amore? Beh. Caspita, come vai forte Sharder, grande. Quel punto lì con le GR3 non l'avevo mai provato. Adesso, ah, eccolo qua. Beh, è proprio giusto. Una gara impari, Mitico Monster. Tu col maggiolone e noi con due GR3 da 377.000 cavalli. Lui col maggiolone del 66, sì. L'ho passato adesso. Ti aspettiamo, sì. Stiamo arrivando. Bella Sharder, questo sì che è un girozzo da paura. Allora, vediamo la gara di Sharder, vediamo il grandissimo Sharder, vediamo. Sì. Bella, eh? Sì. Vai un attimo fuori, ma nel senso fuori pista o fuori che non sei in gara? Ok, dopo due secondi, bella lì. Intanto mi guardo un attimino il giro di Sharder e dopo scegliamo la macchina, vediamo se abbiamo il maggiolone, perché non so se ce l'ha Sharder. È bello quello strisciolo sopra. Ma ha detto, c'è una sorpresa per Carla. Grande Willis, Tree Hard, che icona è? Ah, è quella lì, che fighissima. Ah, no, perché sulla Play mi viene fuori il nome, Tree Hard. Grazie Willis, grandissimo. Bit. Ancora grande. Grandissimo. Bel giro Sharder, eh? Bel giro proprio, grande. Oh, entra, dai. Allora, scegliamo la macchina. Ragazzi, io lo dico sempre, ma così spensieratamente. Grazie per
Ancora, grandi ragazzi, grazie per tutto. E se volete fare un abbonamento, io sono veramente felicissimo. Ok, ragazzi, grazie, grazie che supportiamo il canale. Grande, grande, con i bit, con bit. Grazie per i bit. Allora, fammi vedere la macchina di Shader. Grande Willis, dai, che sei il più grande bittatore del canale. Dai, che sei un bittatore. Oggi vai a dire, ragazzi, oggi ho bittato. Vai a dirlo ai tuoi amici stasera, o a tua moglie, alla tua famiglia, vai a dire, ragazzi, oggi ho bittato. E loro non sapranno assolutamente cosa vuol dire, ma se fa molto figo. Ciao amigas, Sharderamo. Allora, mitico Sharder, io nella tua macchina, aspetta che metto la cuffia di qui così ti sento, l'amo. Nella tua macchina non ho visto le novità, la sorpresa che hai fatto a Carla, quindi poi dopo al massimo ce la fai vedere. Allora, mi sa che non ce l'ho, Sharder non ce l'ha. Non ce l'ha. Il maggiolone dice. Ma è bellissimo come ha fatto lì con noi. Sì, sì, no, è veramente bravo. Sì. Grande Willis. Allora, ragazzi, 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 ragazzi. E se prendiamo la 500, ce l'avete la 500 Abarth del 09, raga? Ah, la scritta dietro che l'hai messa pure te. Ah, ok, ok. Eh sì, è una figata, Sharder. Bravo, bravo. Anche complimenti. Oh, grazie, grazie. Complimenti anche a Carlita, Willis. Ok. Ho visto, quella di Sharder è stupenda. Anche, io... anche la striscia rossa, Sharder, è bellissima col sì. nome. Molto, cioè, capivante, davvero. Sì, 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 sì. Ci sta di brutto. Devi fare la livrea a Marco Drums su anche col maggiolone. quanti bit. Anche sul maggiolone. Adesso Sharder lo mettiamo a fare livrea tutto piano. Livreatore. Il livreatore. Ragazzi, se andiamo... Ah, col maggiolone proprio non si scherza, ragazzi, eh. Ah, ce l'hai il maggiolone, dai, dai, allora prendiamo il maggiolone che ci sportelliamo. Oh, raga, non ditemi che col maggiolone devo farla perfetta, perché col maggiolone ci si sportella. Maggiolone, stiamo andando in vacanza, dai. 87. Ma si può fare una gara? 80. Oh, non è che l'hai messa a 5 giri, Un giro, un giro. Perché non si può rifare la... Se l'hai impostata a 6 giri... c'è solo 4, non c'è 30. Siamo il maggiolone, 60 rotti. Papà ha avuto i maggioloni, sì. Aveva il tettuccio cioè apribile. Sì, sì. Non era decapotabile, non era tettuccio... era quel tettuccio panoramico. Oh, caspita. E aveva una specie tipo di pelle, no? Di pannello che si attaccava e quando volevi togliere toglievi il pannello, sì, no? Sì, ma non entrava una sega. Però guarda, è volato un paio di volte in strada, si è staccato. Io ricordo che mio fratello piccolino scendi dalla strada a recuperarlo. E l'altro che quando pioveva veniva giù lì, di Dio, dentro la macchina. Pioveva in macchina, con l'ombrello. Con l'ombrello, mamma, era mitica, mitica, mitica. Era arancione poi, tra l'altro. Mamma mia, ragazzi, è bellissima, ma è impossibile, È impossibile Monster farla con questa qua. Andiamo a... Tanti ricordi, guarda. Ricordi belli, sono andato dietro lì, dietro, dietro. Hai rischiato la buccia, la vita di... Scalda la Madonna, perché... Mi metto il motore dietro, sì, sì, infatti quel motore lì, poi quando scaldava dovevi tirarlo su, dovevi alzare la cosa per raffreddarlo un po', perché era... Scaldava di brutto. Ok, ti aspettiamo. Allora, io ho 10.500. Facciamo una gara con la 500? Ah, tu ce l'hai modificata, no, 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 i nomi, come... Dai, andiamo con la 500 de Valentino. La 5, la 500 già è più serio, Comunque è bella la 500, Qualche cruscotto. Grande! Grazie William. Willis, il grandissimo Willis. Era oggi nella live dell'amico grandissimo azienda agricola, Salvo. Lei è la nostra Oli, Willis. Lei è Olivia, cagnolina di famiglia. Olivia, Olli. Che sta sempre qui a giocare con noi. Non c'ha mai voglia di fare niente.
cercavi un driver, dai, vai tra. No, il maggiorone va troppo piano. Adesso vediamo se il Monster ce l'ha. Ma questa è 500 in più. Allora, non è che... Vabbè, dai, però c'è la quarta, c'è anche la quinta forse. Ah, arriva a 100, ah, ok. Oh, va Monster come viaggia con la maggiolone, oh! C'è la lettone dietro. Ah. Ma che 500 ho preso io, quella Sminzer. Dai, ma non va niente la mia 500. Ma poi ci da paga col maggiolone del 69. Non è possibile, sì. Io non l'ho modificata. La prossima volta la modifichiamo, Monster. Dai, ma non va! È che non c'è il NOS. Volevi che il NOS? Questa non va in terra, non va in quarta, oh! Ma dai, ma mia, non è Abarth questa qua? No, questa è normale. Questa è normale, raga, dai, vado a prendere l'Abarth anch'io, dai. Ma tu ce l'hai Monster, la 500 Abarth? Ma no, ma ho sbagliato! Allora, Abarth, Eccola qua, no ma non la parte del 69, proviamo la parte del 69. Aspetta, dai, col maggiorone. Qua 60 all'ora. Ma non lo so, ma la parte magari no. Ma credo proprio di sì invece. Maggiorone. Shader. Ah no, è Monster. È Monster. Non ha preso anche il maggiorone. Però c'era anche quello là giallo, là di più. Morto. Ma no, ma ragazzi, ma non c'ho una macchina decente, ma c'ho solo le GR3, ma non è possibile. Dov'è la? Maggiorone. Ma il maggiorone non ce l'ho elaborato, amore mio. Elaboralo. Non posso, devo uscire, elaborarlo, ritornare, madonna. Sta dentro mezz'ora per entrare e uscire. C'ho tutte macchine strafichissime, raga. Ciao Luca, grandissimo. Grande, guarda cosa ti prendo. Loro vanno con le macchinine, adesso gli passo con questa. Aspetta che gli faccio la sorpresa. Chi è espulso? Oh. Ah, io! No! Dai! È uguale, come la 500! È uguale, cosa cambia da questa qua alla 500? Chi me l'ha detto? No! Ma non va tanto, va solo 270 all'ora! 300! Ciao Lucas! Grandissimo Lucas! Viene sempre dentro l'amico Lucas, grande! Volevo comprarti la Volkswagen, la Golf, quella Concept, stasera Luca, se ci sei, per un saluto, quando entri dentro te la compro e andiamo a provarla, da un milioncino, Grande Willis, cartellino rosso Carla, ma no, anche a Carla, cartellini rossi a tutti. Grazie. Che bello quel gattino lì. Oh. Ah, ma sono visto. Ma come? No, a casa no, a te. Ah, ok. Ma c'è dentro, vediamo se c'è. Dai, ma prendiamo una macchina tutta uguale. È bellissimo quello di Among Us. Alla grande Luca, grande Lucas, grande. Ragazzi, dai, scegliamo una macchina che ci abbiamo tutti. Così ci facciamo sta mega corsetta. La GR3, ce l'abbiamo le GR3? Monster, SF19. Ma che cos'è la SF19, Monster? Safety Car 19 SF19. Che marca è la SF19, mostra?
Ma c'ha da ricordare. Nome 8. Quella. Ah, questa! Ma ce l'ha, beh, aspetta però. Ce l'hai la. Scusami, non avevo visto che era SF19. Grande mostra. Ce l'hai. Vi piaccio. Bellissima, bellissima Willis, grande. Ma ce l'hai Sharder, la Formula 1? La SF19 Sharder? Vediamo se ce l'ha lui, perché se non ce l'ha, questa costa 1.000.000. Bella, bella, è vero. Bella Willis. Che ridere. La BRZ. Dai, la BRZ se ce l'hai va bene. Dai, andiamo di BRZ, dai, sennò siamo qua tutto il giorno. Dai, BRZ, BRZ. Qualcuno c'ha la Ferrari lì. Dai, andiamo di BRZ, Sharder. Anche perché questa pista ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Che cosa? La formula. Lo so. Dai, andiamo di BRZ, raga. Oh, sgomma. Macchina è un proiettile però, spettacolare sta Subaru. Anche il Maggiolone mi piace un botto a me, la Beetle. No, il Maggiolone è quello che voleva usare Monster. Grazie mo. Vedo che tutti hanno comprato la Subaru, raga. Subaru GR3 qua è davvero spettacolare. Sì. Hai ragione. Porca loca. Scusa Monster, ti ho buttato un po' fuori. Scusa amico. Piegare ragazzi, una cosa incredibile. Mai visto cose del genere, sorpassi stratosferici in prova libera. Che salta. Bello di andare con queste macchine qui che viaggiano, che tengono la strada, è che si riesce a fare velocità incredibili. Che questa è bella, eh? Lago Maggiore. Dai ragazzi, andiamo a divertirci, a sportellarci.
Devo stare più attaccato qui. Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, benvenuti. Devo farla un po' più sinistra destra sinistra destra, eh? Perché questa macchina, ragazzi, porta un po' fuori perché ha talmente tanti cavalli che è una cosa incredibile, eh? Incredibile sta curva, eh. Incredibile, sì. Incredibile, raga, incredibile. Andiamo a vedere un attimo Monster. Ah, con la Corvette l'amico Monster. Allora vediamo un attimo Sharder come si comporta. Amici, così vediamo anche gli altri. Non ho mai fatto questo di andare a vedere gli altri, però mi è venuto in mente solo oggi, ma si fa. Quando siamo online posso fermarmi un attimo e far vedere gli altri. Vediamo l'amico Monster invece. Corvette GR3. Senti che è un motore americano. Allora l'online scattucchia un po'. Quelli scattucchi che vedete non è il gioco, ma è l'online che va come va. Grande Willis, che icona è quella lì, è bellissima. Allora vediamo un attimo Sharder. Qui devo prenderla meglio, raga. Qui devo prenderla meglio. Vediamo Willis. Sì, l'ha presa bene anche lui. Sì, fa un po'... Ah, top! Fa un po' così, fa un po'. Salterella. Vediamo se salterella. No, lui no. Dai, qui le vediamo tutte e due. Ecco che arriva. Oh, è arrivato un po' larghino Monster. Un po' sulla sabbietta. Vedo. Vedo Sharder incollato al terreno. Grande, destra, sinistra, un po' sul ghiaiucolo. Il ghiaiucolo è bellissimo. Il ghiaiucolo. L'ha tagliata un po' sul ghiaiucolo. L'ha tagliata un po' il mitico Sharder, invece il mitico Monster l'ha presa più scialla. Vediamo un attimo l'ultima curva. Oddio, Sharder è uscito. Ghiaiucolo. La ghiaia, sterrato, sterrucciolo, terra. Vediamo come siamo messi. Allora ragazzi, quando volete iniziare, iniziamo la gara, eh? Ghiaiucolo. Ok. 3, 2, 1, 0, 0 down. E iniziamo la gara, amici miei. Facciamo una mega carrozza e poi ci vediamo stasera alle 9, giusto amore mio? E stasera corri tu? Stasera corre lui e corre anche Olivia stasera. Facciamo correre anche la cagnolina. Bellissima. Marco Drums Games. Grande Sharder!
Grande Monster! Bella lì, raga, gara eccitantissima. È solo che per stare dentro la pista ho dovuto frenucchiare. Guardali! Dai! Traiettorie incredibili per non farsi prendere le scie! Ma lo vedete anche voi come si sta muovendo Sharder? Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, benvenuti raga. Dai, allora, a un certo punto perdo la concentrazione, raga, ed è un disastro, cacchiarola, ma sì, tanto lo giochiamo per divertirsi, raga. Grande Monster, ti prendo la scia. Ho copiato Monster. Questo punto qua, sinistra destra sinistra del Lago Maggiore, mi fa un po' di interno matto, vi dico la verità. Ma dai, ma perché ha fatto così? È la scia forse? Ah, va come va? Tutta fuori, dai, ero lì, è dovuto proprio uscire, è dovuto in quel momento, caspita raga! Thank you.
Dai, dai, facciamo bene le ultime due. Ok, vabbè, due perché ho fatto un casino. Non so neanche se rientra, va messa la seconda, raga. E questa era così, era. È qui che mi ha perso. Bastava solo girare a sinistra. Quando ero dietro il mitico Monster. Vabbè, dai, ho il. Ciao amici di Twitch, ben arrivati raga. Vi aspetto anche stasera Mega Live di Gran Turismo, perché adesso le ho cannata tutta sta pista. Eccolo là, eccolo là. Ma è l'ultimo giro, non ce la facciamo a riprenderlo. Siamo sul Lago Maggiore. Ma vediamo un attimo. Wow! Charder l'ha praticamente. Oh dai! Ma dai, ma dai, ma dai! Dovevo giocarmela. Allora, vediamo un attimo. Ok, allora, vai. Oh! Ah, sono già arrivati. Che brutta finale di gara, amici miei. Grandi, sì. È stata bella. Bella Charder, grandissimo. Oh! Ma no, perché Monster? Ma dai, Monster! Ma t'ho visto lì, ma non sei arrivato alla fine. Grande Monster. Bellissima auto, bellissima. E ragazzi, è stata una bellissima, bellissima partita insieme. Grazie Monster. Grazie Charder, è stato. Guarda il replay, si può vedere il replay? Guarda il tracciato. Non c'è il replay. Opzioni replay. Mostra informazioni. Chat. Come si fa a vedere il replay, raga? Impostazione evento. Replay. Ah, salva. Ok. Allora facciamo Marco Drums, salvo, Marco Drums, Games, Team, Race. No, fai ok, guardalo. Ah, senza... Follow me. Ok, vabbè, lo salvo già che ci sono. Sì, io lo pubblico.
È stata una bella gara. Allora, Lago Maggiore, cosa mo? Lago Maggiore e poi facciamo Race. Poi guardalo prima che vai. Sì, lo guardiamo subito. Adesso non so quanto ci mette a esportare un replay, sinceramente. Ci mette tanto? Bah, boh. 5, 25, 50, 75, grande! E come si fa poi a vederlo? Sul replay c'è solo salva, impostazioni non c'è. Esco e vado dell'altro coso, vero? Vetrina, ok, quello con col punto di domanda, cioè con la lente di ingrandimento. Lando Norris, nuovi, questo? Marco Drumstein Race, guardalo qui raga, mi piace, commentiamo, ci scrivo mitico. Marco Dram si è scritto mitico. Visualizza. Vabbè, ci sta, un'auto mi piace, un'auto mitico. Replay. Vediamo. Ma chi guardo, Monster? Guardo un po' tutti? Allora, primo ragazzi, ho fatto una partenza da panico e anche una frenata, guarda qui che roba. Qui l'ho sbagliata, guarda, qui Sharder è stato più bravo perché l'ho tirata lunga, e anche Monster, grandi, lasciando stare che le macchine fanno così, è perché è online, si vede che arriva il segnale un po', vedi che vanno un po' scatti tutti, è il problema dell'online che non è fluido, infatti anche da superare quando sei dietro. Nella parte dopo le curve, eh? Qui era stata bella perché eravamo di fianco, eh? Qui era ancora giocata, vedi? Qui non ci siamo toccati dentro. Sì. È perché se eri tu, se era mia moglie, eri già fuori, Monster, eri già girato 3 volte. Shard, c'era Carla, oh guarda qui, indietro? Aspetta, vediamo, si alza la Fast and Furious, vediamo se lo fa vedere, ah qui sul coso, sì, vediamo. Forse è il punto che non si vede. È qui. Con la... Sì. Fico. Andiamo un po' più avanti nel replay, amici. Oh, vediamo il mitico Marco Drums Games. Questa la tengo sempre un po' lunghetta, eh. Bella la livrea, eh. Qui è successo un qualcosa che si è... Qui non l'ho messo la seconda, bellissimo sto punto. Anche Marco Dran sotto è bellissimo. Deve essere difficile da mettere a fare. Bravo Sharder, grande. Anche dietro sulla lettone gigante, mo? Vediamo, mitico Sharder, dai, diamo. Sharder 98 design, vedi che ti... bravo. Se l'ha messo anche lui bello grosso, Ma come viaggia Charles? Grande. Vediamo se salterella anche lui. No, bello piatto lui. Solo mi dico un Monster salterella, fa il saltino. Saltin salterello. Oh, tutto di traverso, guardalo Monster. Vediamo la fine. Qui non l'ho capito, Monsterino, ma ti sei
incrocchiato o o hai aspettato? Vediamo. Impatatura con quella quando faccio il salto. Adesso torno indietro. Aspetta. Ah, aspettavi, ok, ok. L'inquadratura qual è che ci sono, scusa? C'è solo questa, questa. Vediamo, vediamo. Eccolo qua. Marco Drums era girato, vabbè. Sharder va a tagliare. Vittoria! È il mitico Monster. Dai, hai aspettato, grandissimo. Proprio lì, oh! E vediamo quando arriva Drums. Aspetta, vediamo Drums. Guarda lo Drums che arriva e non ti aveva visto fino a questo punto. Eccolo, ti ho visto. Ti sono passato sopra. Bella lì. Aspetta, andiamo a vedere un attimino quello che dicevi. Da un'altra inquadratura. Aspetta, andiamo avanti un pelo. Che è alle fine, alla, lì, verso la fine, è qua. Allora, ok. Wow! Aspetta, eh. Sì, mirato proprio. No, non l'ho visto, giuro. È vero, bellissima anche la battaglia iniziale vostra, raga. Eccolo qua il saltone. Vroom, con l'impennata. Bella, bella, bella. Un po' di visibilità anche al mitico Sharder. Guarda, lui è rilassato, sta leggendo un libro mentre noi corriamo, eh. Vediamo. Inside the car, eccolo qui, Manu. Ciao Manu War, iscriviti al canale, amico mio, grandissimo. Inside the car, guarda qui. Allora, qui è il mitico Sharder. Ah, forse tu vuoi vedere questa qui, questa qua vuoi vedere, aspetta. Ecco Manu. Ma sì, ma tranquillo. Qui si gioca per divertirsi, raga. Comunque, Manowar, grande Mano. Ti faccio vedere un po' di replay, Mano. Oh, mi raccomando, iscriviti al canale, grandissimo Mano. Dai, 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 Manowar 971. Ecco, qui è il mitico Marco Drums, che in questo punto ero secondo e stava anche andando bene. Stava anche andando bene. E poi, oh, qui c'è stato, avete visto quello successo? C'è stato un lag assurdo che mi ha un po' sconcentrato. E fa anche qui, guarda che roba, guarda come andava Sharder. Andava, hai visto Sharder come ti vedevo? Una roba assurda, amico. Cioè, davvero mi pappava il cervello. Adesso qui mi supera, guarda, eh. Guarda, guarda, ha dovuto frenare Monster, grandissimo. Senti come butta dentro le marce Monster. Grande Monster. È certo che devo riuscire. Piano pianino, molto pianino pianozzo. Oh, qua hai sbagliato. Grande, dai, seconda, terza, quarta. Pian pianino Monster. Tanto non è... Non è che devo smettere di giocare domani, vedi che oggi ho fatto 3 o 4 patenti. Dopo quando... Purtroppo dopo un po'. Ai, Marco Drums, cosa è successo Marco Drums? Qui guardate cosa è successo, ragazzi. Aspetta. Qui sono andato veramente bene. E qua è successo qualcosa. Che ho cannato. È successo che ho cannato. E cannato la prima, praticamente le canni tutte. Ecco. Eh sì, Monster. Sì. Guardalo, guarda, guarda Monster. Come un avvoltoio, appena sbaglia il nemico, subito bram, brancato dentro. Avrei detto, che occasione ghiotta, che occasione ghiotta.
di entrarmi e ficcarmi dentro. Grande. Monster, riuscirai a fare tutte le patenti oro? Sondaggio, suggerimento per il sondaggio. Stasera facciamo il sondaggio, amico mio. Come si fa a fare il sondaggio? Ma non c'è in colla, scusami. Dov'è che non lo vedo? È certo che lo so. Ctrl V. Fai sì. Sì. No. No, 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 aspetta. No. Stiamo scrivendo il sondaggio, eh? Boh. BHO IOA. Allora, consenti. Ok. Facciamo 2 minuti così. Vai ragazzi, sondaggio effettuato dal mitico. Ah, da qui devo aspettare 2 minuti, né? E poi faccio visualizzare il sondaggio. Allora, amici miei di Twitch, rispondete al sondaggio, che ha fatto, ha voluto il mitico Monster. Eccolo qua, vediamo un attimo. Porta anche questa corvette, viaggia. Ha un motorozzo bello tosto, Vediamo Sharder, tranquillo lui. Certo che l'online va tutto un po' a cavolini di Bruxelles, Ma qua come se la fa bene. La Richard, grande Marco, grandissimo. Andiamo un po' da fuori, dai. Fuori è bellissimo, ragazzi, sembra davvero un campionato. Rams dov'è? Anche stasera Gran Turismo 7? Assolutamente sì, stasera faccio magari in continuo patenti, compriamo un po' di macchine, andiamo a provarle e poi magari facciamo una bella online ancora, amore mio? Facciamo magari una partita dove corre mia moglie Carla con il Nürburgerino, il Nürburgring e Nordschleife, e potete farla anche stasera, quindi se vuoi venire Monster, mi è piaciuta la gara pulita, perfetto, potrei. Sharder c'è e Gigi, grande, dai Monster. Sì, allora, le nostre gare sono così: divertimento, tranquillità, senza troppi sbatti. Però ti assicuro che se c'è mia moglie qualche botterella la dà. Questo ha vinto il sì. Oh, grandi raga, siete fortissimi, grazie. Con il 75%, io vorrei capire chi è quello stronzo che ha messo no. A mia moglie. Mia moglie ha detto no, mamma, dai, dai, caspita Carla, proprio, ma dai, ma verso no, Monster, ma no, ma non ci non riesco a fare le partenze, proprio mia moglie lo dice, mamma, ha votato no mia moglie, ma io ho detto, mamma mia, non riuscirò a fare le patenti, no, ma almeno scrivi boh, potevi votare boh, vabbè, dai ragazzi, chiudiamo qui con le immagini del miti. Aspetta, della vittoria. Ho donato 250, grande, 250 miti coin, amico mio, Da hai fatto bene, amica, so detto. Allora, vediamo la fine della live con il mitico Sharder che è il vincitore, ma qui ragazzi noi ridiamo, scherziamo e ci divertiamo, Quindi è vero che ha vinto Sharder, è vero che ha vinto lui, ma abbiamo vinto tutti, perché con le mie gare non c'è un vincitore, anche se quando vince Marco Drams ha vinto e gli altri hanno perso. No, scherzo, ragazzi. Dai, vediamo, vi saluto, vi ringrazio,
ci vediamo tutti quanti voi stasera, amici, ok? Ci vediamo stasera alle ore 9, dalle ore 9 in poi. Allora facciamo un po' di patenti, facciamo un po' di offline e poi andiamo online. Quindi chi vuole giocare con noi, ragazzi, stasera si fa una bella partitozza online. Collegatevi alle 9 e poi decidiamo durante la serata. L'unica cosa che vi chiedo, ragazzi, è fate pubblicità. Monsters, manda la pubblicità ai tuoi amici, ai tuoi familiari, di mettere la live in televisione, ok? Così almeno ci divertiamo. Poi se volete condividere anche l'audio, ragazzi, possiamo fare il party, ok? Così ci si può anche sentire. Va bene. Possiamo fare di tutto. L'importante è non dire mai le parolacce, giusto, amore mio? Ecco. Possiamo divertirci, ridere, scherzare senza parolacce, dai. Monster, poi stasera vediamo, ok? Io vi dico, ragazzi, grazie mille di tutto per la gara e perché siete stati con noi. Bella giornata oggi, bel sabato pomeriggio, quindi ci siamo divertiti un botto e ci vediamo dopo, ok? Ciao Sharder, ciao Monster, ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti a chi è rimasto ancora dentro nella mitica live. A dopo, una Marco Drans può anche dirla, è vero, hai ragione, sì. Ok, ragazzi, deve aspettare un attimo che mia moglie deve scrivere qualcosa e poi ci salutiamo e ci vediamo stasera. Ciao Carla, non darmi le botte stasera, stasera te le darà un botto. Ciao Monster, grande al tuo amico. Aspetta Charles che deve scrivere qualcosa, un monologo a stasera. Ciao Monster. Ah, ok, tu mezz'ora per ciao a tutti, va bene, dai, ciao ragazzi, a dopo, statemi bene, mitici. Bella gara, vero, hai ragione Monster, ciao a tutti, grazie dei consigli Monster. Dopo proviamo a fare quella, vedere se riesco a fare quella patente. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, a stasera. Grande. 52, 53, 54, 55 secondi.